Si è svolta nel comando dei carabinieri di Chieti la cerimonia del 209° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Alla presenza di autorità civili e militari si ricorda infatti con questa data la concessione alla bandiera dell'Arma della prima medaglia d'oro al valor militare più di un secolo fa, il 5 giugno 1920, per il merito delle attività svolte nel corso della Prima Guerra Mondiale. L'Arma oggi affronta temi decisivi per la qualità della vita collettiva, ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dalla sicurezza sui luoghi di lavoro alla custodia del nostro inestimabile patrimonio culturale, alla salvaguardia dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità. Una infaticabile dedizione al bene comune ha passato i confini nazionali e nelle missioni di pace, nelle operazioni di soccorso, nelle attività di sostegno delle forze armate di paesi amici, i carabinieri hanno sempre guadagnato l'apprezzamento della comunità internazionale. Questo è il messaggio del Presidente della Repubblica nel ringraziare sentitamente il lavoro dell'Arma dei Carabinieri. Se ci limitassimo a guardare e a parlare di sicurezza, da un certo punto di vista i numeri potrebbero sembrare tranquillizzanti. In realtà quello che si percepisce sono a volte dei disagi, le difficoltà di cui la sicurezza sono solamente un aspetto. E allora se noi riusciamo a dare un contributo anche sotto questi punti di vista, credo che facciamo un servizio ancora migliore, ancora più completo al Paese. La collaborazione istituzionale tra le forze di polizia, ma con tutte le istituzioni, è la chiave del successo, oserei dire, anche perché sempre di più non ci viene chiesto solo un intervento di polizia, solo un intervento sulla sicurezza, ma ci viene richiesto un intervento che vada al di là di quei numeri di cui abbiamo parlato prima e che si esprima anche in attività di mediazione, in attività di comunicazione, in attività di rassicurazione, e queste riescono bene, soprattutto anche le altre, ma queste in particolare si è fatte con tutte le istituzioni, anche altre istituzioni che non sono direttamente impegnate nel settore sicurezza.